Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi portiamo alla scoperta della cascata delle Callarelle. Ci troviamo nel comune di Ussita all'interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Il percorso per raggiungere la cascata delle Callarelle parte dalla frazione di Calcara, un piccolo borgo che si trova poco distante dal centro abitato di Ussita. Bisogna prendere la strada che sale verso Frontignano. Poco dopo, sulla sinistra, passati gli impianti sportivi e il palazzetto del ghiaccio, si trova questo piccolo borgo. Noi abbiamo parcheggiato la macchina vicino alla chiesa, ovvero quello che resta della chiesa dopo il sisma del 2016. Come avete ben visto, tutta la chiesa è ben puntellata perché ha subito gravi danni. Da qui il sentiero dovrebbe essere lungo poco meno di 4 chilometri. Stiamo percorrendo ora il primo tratto di strada asfaltato che parte in salita. Questo breve tratto può essere fatto anche con l'auto, perciò se volete evitarvelo potete parcheggiare più avanti. Continuiamo la strada finché a un certo punto non troveremo un bivio, dove a destra salirà una strada sterrata in cui sarà presente un cancello. Quello sarà il punto di partenza effettivo per arrivare alla cascata delle Callarelle. La strada ad un certo punto diventa sterrata e in alcuni punti è anche dissestata, perciò a questo punto vi consiglio di lasciare la macchina in località Calcara. Come vedete, qualcuno è riuscito a salire con la macchina e tutti hanno parcheggiato nell'incrocio da dove parte l'escursione. Da qui il sentiero sale sulla destra e non è più carrabile. Da questo punto, per arrivare alla cascata, sono poco più di 3 chilometri. Dopo un breve tratto al sole, stiamo entrando all'interno del bosco. Da qui in poi il sentiero dovrebbe essere tutto all'ombra. Qui all'ombra già si sta meglio. La salita diventa meno ripida e si sta più freschi. Arrivati a questo punto, bisogna proseguire dritti. Da qui in poi la salita è finita e si andrà su un falso piano, addirittura forse si andrà in discesa. Il sole è tornato a baciarci. Siamo ai piedi del maestoso Monte Bove. Da qui si ha una visuale bellissima sulla Val di Panico. Salendo da Ussita si arriva a Casali e si prosegue poi fino al rifugio del Farnio che è lassù in cima. Qui sopra vi metterò il link di un'altra escursione per raggiungere il rifugio del Farnio partendo da Pintura di Bolognola. È un altro percorso di 6 km molto semplice da fare con tutta la famiglia. Essendo un percorso molto semplice, oggi che è festa 2 giugno, ci sono moltissimi turisti anche con le famiglie e con i bambini. Qui ormai il sentiero diventa molto semplice, in pianura e si snoda in mezzo al bosco. Siamo arrivati ad un altro incrocio. A questo punto bisogna girare a sinistra e dovrebbe mancare poco per arrivare alle cascate. Come avete notato, lungo il percorso non c'è nessun cartello che indica la cascata, perciò vi basterà seguire le indicazioni che vi ho dato ogni volta che abbiamo raggiunto un incrocio. Ascoltiamo il rumore della cascata, stiamo quasi arrivando. Arrivati a questo cancello siamo quasi giunti alla cascata. Se si prosegue dritti si va poco sopra la cascata dove inizia il ruscello, ovvero il torrente Ussita. Altrimenti il sentiero per scendere alle cascate lo trovate prima del cancello alla vostra sinistra.
non c'è nessuna indicazione, perciò se venite da soli può darsi che ve lo avreste perso. Quest'ultima parte del sentiero è molto ripido e scivoloso, prosegue a zigzag in questa faggeta, ma bisogna prestare attenzione a non scivolare, perciò arrivati qui diciamo che non è molto adatto a chi ha dei problemi a camminare. Prima di mostrarvi la cascata volevo fare un appunto. L'ultima parte del sentiero che scende all'interno della faggeta è difficile da percorrere, perciò non è adatto a chi non è abituato a camminare in questo genere di sentieri. Nonostante tutto il sentiero fino alla fine possa sembrare semplice, l'ultimo tratto è poi quello più difficoltoso e se non riuscite a percorrerlo non potrete vedere questo magnifico spettacolo. Andiamo subito a scoprirlo insieme. Si è riempito di gente, sono venute tante famiglie con i bambini, non ho fatto in tempo a fare delle belle riprese. Come vi dicevo, quest'ultima parte è un po' difficoltosa, il terreno è scivoloso specialmente se lo trovate bagnato. Vi consiglio di munirvi di bastoncini per tenervi meglio. Non ci resta che tornare indietro dal sentiero da dove siamo venuti. Come avete visto, questo sentiero è un po' adatto a tutti. La prima parte è in salita, ma poi diventa morbido e semplice da percorrere. Nel frattempo alle cascate sono arrivate tantissime famiglie con i bambini, il che ci fa capire che appunto questo è un sentiero facile e praticabile per tutti. L'unico tratto un po' impervio sono appunto gli ultimi metri proprio per arrivare giù alle cascate. Che dire, la cascata è davvero affascinante e vale proprio la pena di andarci. Il percorso non è impegnativo e non dura molto. Si può fare tranquillamente in poche ore di passeggiata e ne vale davvero la pena. Con questo vi saluto, vi ringrazio di essere arrivati a vedere il video fino a qui. Spero che vi sia utile per raggiungere le cascate. Vi invito a mettere mi piace a questo video, ad iscrivervi al canale e attivare la campanellina in modo da ricevere le notifiche dei video futuri. In questo periodo cercherò di mettere qualche altro percorso del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, percorsi semplici e adatti a tutta la famiglia. Perciò restate connessi al canale, vi aspetto al prossimo video. Ciao a tutti!